Ciao a tutti, sono Videogame Witch Check. Sono qui oggi per commentare dal vivo, cioè non insomma commentare mentre registro, ma commentare dal vivo, perché vi dico subito che sono uno stupido. Sì? Perché ho registrato, ma mi sono scordato di attivare quell'opzione che registrava anche il microfono, il mio microfono secondario, quindi ho fatto tipo mezz'ora di parlare da solo, ma cioè anche adesso sto parlando da solo, ma è diverso. No, 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 sono pazzo, basta. Ok. Allora, in questa puntata cosa farò? Andrò avanti tanto, cioè non si sarebbe mai detto che sarei andato avanti, ma vabbè, vado avanti e scopro che l'entrata, cioè, entrare in questo tempio era una sfida assurda. No, scherzo, era facile, solo che io, dato che sono stupido, sono andato a cercare lag assurdo. Sono andato addirittura a cercare dentro questa cazzo di torre. Guardate quanto sono stupido. Allora, io in preda alla curiosità, mi sono buttato dentro. Ok. Andiamo avanti. Ta ta ta. Leggo i cartelli. Sono voluti molti più volontari di quanto me anticipato, ma alla fine la via davanti si è aperta. No, è aperta. Vabbè. Adesso cambio cartello. Cambio cartello. Oh, cambio cartello. Muoviti! Ok. Presto passeremo tramite le principali porte e dentro il te e andremo dentro il tempio. Presto la conoscenza celata all'interno sarà mia. Gli altri sono spaventati, folli. Quanto tempo ho aspettato per questo giorno? Non ho più bisogno di loro. Yeah. Ok, andiamo avanti. Dunque, questa stanza nasconde un sistema di combinazioni di leve. Solo che io, stupido, non me ne sono accorto su. Cioè, era un presagio mio. Cioè, pensavo che questa cosa c'era, però non sapevo se era giusta. Quindi, io, stupido, sono andato in giro. In giro, non ho continuato a provare. Magari combinazione questa. No, sono andato in giro. Vabbè, qui rinuncio, no? Subito. E comincio a esplorare. Qui è assurdo! Un altro creeper gigantesco! Oh mio Dio, un altro creeper gigantesco! Va bene. Trovato un altro creeper gigantesco. Quindi qui ho deciso di mettere pausa e di ritornare quando avevo capito che la combinazione era giusta. Ed eccoci qua. Sono all'interno del tempio di prima e la combinazione non era difficile, anzi era una gran cagata. Tipo, ci ho messo un quarto d'ora a girare intorno per trovare una leva che potesse aprire quelle porte laggiù, ma ahimè non c'era. Quindi sono tornato qui tutto disperato a vedere la combinazione. E in preda alla disperazione ho tirato giù queste due leve. E attenzione, sono aperte per scaraventarmi in questa magnificissima stanza. Ammirato il suo splendore, pieno di libri. Ricordo che comunque questa mappa non l'ho mai giocata, non ci ho mai giocato. E sono andato in giro qui, come vedete, un po' alla cazzo, lag assurdo. Mi sono accorto che ero in creative, quindi l'ho tolta, ingenuamente. L'ho tolta e ho continuato ad andare avanti. Una chest! Presa. Mia, quattro torce, via. E andiamo. Qui non c'è più nulla in questa ala destra della biblioteca. Quindi torniamo indietro e leggiamo quei cartelli che sono laggiù in fondo. Un giornale. Qui c'è more. Sì, c'è più di quanto mi avessi aspettato, fossi aspettato. Senza contare i libri di ricerca. E gli altri desiderano rimanere qui, ma i vecchi Tomis parlano di un volto che non so che diavolo sia. Di un volt, vabbè, dove è celata la conoscenza più nascosta.
il segreto più nascosto. Noi dobbiamo procedere avanti. Le porte sembrano bloccate, ma... Cambia il cartello, cambia cartello ancora. Ma... Ma ho organizzato una ricerca per trovare una via per aprirla. Forse la via... Oh, indizio. Lies through the shrines. Forse la via giace... tra lo shrine, che non ho idea di cosa sia. Esploriamola alla sinistra per scoprire una scena, cioè adesso scena epica. Adesso cerco, no, normale. Libri, tomi, dappertutto. E attenzione, cercavo una cesta, invece ho trovato questa leva. Ho detto, oh, leva per l'autodistruzione, adesso dirò autodistruzione attivata e sentite. Io boh. Peccato che non l'ho registrato dal vivo, tipo. C'ero rimasto malissimo perché ho detto sarà per l'autodistruzione invece. Si è autodistrutto. Vabbè. Lasciatemi perdere. Vabbè, to French to Fire Shrine. Rush Line. Saliamo le scale. Bellissima comunque questa stanza. Bellissimi quadri. Peccato non sono andato. Ho continuato a comunque esplorarla. Magari c'è una cesta laggiù in fondo che mi sembra anche di vedere, non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Delle scale. Attenzione, delle scale. Cosa sto facendo? Boh, vabbè, delle scale. E mi giro, non c'è nulla qui, quindi andiamo lì. Qui è chiamata la Fire Shrine e quindi ci sarà sicuramente del fuoco. Un corridoio quadrettato col pavimento a quadretti, bello bello. Molto artistico, devo dire. Vabbè, andiamo avanti. Porta e camera del fuoco. Molto carina e ricordo che la gravel si poteva distruggere. Qui trovando un secchiello d'acqua, utilissimo. In queste circostanze molto utile, veramente. Scusate. Scusatemi tanto. E niente. Scavando un po' qua e là. Andavo a cercare dei tesori come questo. Io oggi non sono neanche andato a scuola per studiare. Oh, non ne posso più. Vabbè. Ok. Mettiamoci i leggings di ferro che non so quanto possono essere comodi, ma vabbè. Contento il mio tipino, contenti tu. Una freccia che indica di andare avanti. Ma io non credo alle frecce, non mi sono mai state simpatiche e ci scavo dentro. Ah, mio Dio, quanto sono stupido. Ma perché non ho azionato quel pulsantino per dire... Oh, guarda che... Devi registrare anche dal microfono, eh? E oh, no, sono idiota, basta. Qui, naturalmente, mettere la working bench vicino a un fuoco è solamente da uno stupido come me, quindi va bene. Se fosse bruciata avrei fatto tipo un rage quit di prepotenza. Ah. Questa stanza è... un nightmare, un incubo, perché io boh, dopo vedrete, sarà assurdo. Qui, oh Madonna, non mi sono accorto che c'era tipo la voragine davanti a me. È come uno stolto, cioè si sono andato proprio a caderci come una pera che cade il giorno di autunno, cui non vuole stare più attaccata all'albero perché ci ha litigato. Vabbè. Andiamo avanti, devo smettere, basta. E ok, scaviamo un po' di gravel per trovare un altro po' di tesori. Le mie prime due bistecche. Prime due bistecche facciamo a posto al panino. La stone che ho preso non so perché magari mi tornerà utile andando avanti, però non so perché ci ha messo proprio la stone. Non poteva metterci cobblestone o cazzate del genere, ma boh, vabbè. Va bene, continuiamo. Un ponte epico. E qui ammiro, bellissimo, il simbolo che ha fatto il creatore di questa mappa sul tetto, che naturalmente c'è anche una croce rovesciata. Quindi va bene, andiamo avanti. Porta di ferro che non si apre ma già passata. Tac, brucio col fuoco. Oh mio Dio.
Dopo, scena assurda, assurdamente assurda. Prendo un po' di diamanti, sticks e le torce. Fatto questo, ammiro che laggiù ci sono delle scalette molto carine. Ci rimango piuttosto male perché, Madonna, cioè come diavolo faccio a raggiungerle? I diamanti andavano portati in salvo. Ok, momento di crisi esistenziale, ma va bene. Ammiro, sotto c'è una diavolo di pedana. Una diavolo di pedana. Qui rischio di cadere, assurdo, vabbè. Diavolo di pedana. E da lì sarei potuto andare lì dove c'erano quelle scale malefiche. Che poi non so se sono malefiche, magari erano anche simpatiche, ma non lo capirò mai. Non ci ho neanche parlato dopo, quindi, cioè, non sapete come vanno a finire queste cose, no? Uno dice, dice, ma poi alle scale non ci parla mai nessuno. Do la colpa a questa porta, maledetta. Vabbè, diamanti. Sì, ok. Risalgo qui, sopra, a questo ponte epico! E poi ammiro che quella piattaforma non può essere raggiunta. Quindi, scusa porta se ti ho criticato, scusami, porta, se ti ho incolpato di questa cosa. Scavando la sabbia, questa roba per diretto, intanto pensavo, come posso raggiungere quella cosa? E dopo ho pensato una cosa molto, 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 molto carina. Buttarmi come un sacco di patate il giorno in cui le patate non vogliono più stare nel sacco e quindi si buttano facendosi anche del male. Devo smettere. No, seriamente, basta. Chi mi chiama uno psichiatra? Uno psichiatra. Va bene. Ok, è giunto il momento. È giunto il fucking momento. Uno, due, tre. Assurdo. Qui no, faccio finta di niente, come per dire. Ah, sono cose di tutti i giorni. A me succedono tutti i giorni di fare salti di 20 metri e di rompermi solo la rotula del ginocchio. Ma vabbè, è un altro. Qui mi accorgo che, oh mio Dio, avevo il secchiello d'acqua e non l'ho usato. Idiota. Va bene, andiamo avanti. Le scale, che comunque ci ho litigato per prima, non mi stanno neanche simpatiche. E qui, oltre questa porta, c'è la porta delle frecce timerate. Tac. 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 Adesso parto, eh. Tipo io. Vabbè, niente. Andiamo. Ah! E non mi corre questo bastardo. È una freccia, mi colpì nel ginocchio. Ah! Ah! Basta. Ok. Leggiamo. No. Prima però della gravel che nasconde una bellissima stanza con una bellissima chest con dentro della bellissima roba. Con due bistecche. Un iron boots. E mi metterò questi iron boots. Andando avanti. Leggiamo un po'. Qui ammiro i timer. Vabbè. Leggiamo un po' questa cosa. Ma comunque non ve lo leggo perché è la cosa più inutile che abbia mai letto. Dicono che molti di loro sono morti nell'esplorazione di questa roba e che comunque devono andare avanti, non si può tornare indietro, eccetera, eccetera, bla 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 bla. No, è caduto. Vabbè, la colgo dopo. Qui aziono questa leva che ancora sinceramente non ho capito a che diavolo serva, però va bene. Andiamo avanti attenzione. Una candela! No, attenzione. Un'altra candela! E ci mettiamo la spada, naturalmente. Perché adesso è il momento. Ah, qui mi accorgo che la fame non scendeva perché ero in peaceful. Quindi mettiamo in normale, brutto, idiota, stupido. Una zucca! Una cesta. Una mela e un taschetto. Ok. Il prossimo episodio sarà commentato ancora in questo modo, purtroppo, perché sono uno stupido. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, spero
Una zucca. Spero mi possiate perdonare. E ciao a tutti da Check.